Parafarmaco 3 Vega. Ciao, sono il dottor Max, della Pharmamax, che si occupa della pubblicazione, dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerò i foglietti illustrativi dei parafarmaci più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo, il parafarmaco O3Vega. BO3 Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 12 maggio 2021. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali. Indicazioni. Modalità d'uso. A cosa serve? O3Vega è un parafarmaco appartenente alla categoria degli medicazioni speciali, altre. È commercializzato in Italia dall'azienda BO3 Pharma SRL. Informazioni commerciali. Titolare. BO3 Pharma SRL. Concessionario. BO3 Pharma SRL. Categoria di appartenenza. Medicazioni speciali, altre. Confezioni. O3Vega Spray 100 ml CE. Indicazioni. Dispositivo medico classe IBICE con olio ozonizzato, brevetto 001-359950. Sistema coadiuvante per la rigenerazione tissutale per uso topico. Indicato per il trattamento di ulcere venose, arteriose e diabetiche, piaghe da decubito, ustioni, ferite superficiali e profonde, chirurgiche, da taglio e lacero contuse, cicatrici post-chirurgiche, trattamenti dermici come cute arrossata, inclusa zona perianale e vaginale, pelli screpolate, ruvide ed esquamanti, pelli sensibili, intolleranti o soggette ad allergia. Lo spray è indicato per lesioni cutanee di diversa origine con presenza di essudato, necrosi e zone purulenti. Modalità d'uso. Eseguire un'accurata detersione della zona, da trattare con soluzione fisiologica prima di ogni applicazione. Effettuare 2 o 3 applicazioni al giorno di O3Vega Spray sulla parte interessata fino a coprire l'intera area lesa, se necessario eseguire una occlusione con garza o cerotto analergico. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, parafarmaco esaminato.